Bene, il consiglio è aperto, passo la parola al direttore per l'appello. Grazie. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cercuoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Tripputi, Vitrotti, Zitoli. Bene, allora nomino gli scrutatori odierni, il consigliere Pompei, il consigliere Giannone e il consigliere Carlone, grazie. Sì, abbiamo 13 presenti e 11 assenti, abbiamo qualche giustificato? No. Giustificata la consigliera Ariano, grazie. Allora, dopo la nomina dei scrutatori passiamo all'ordine dei lavori. Al primo punto abbiamo l'interrogazione numero 3 a firma del consigliere Ciancio, avente ad oggetto progetto esecutivo intervento di rigenerazione urbana nel quartiere Quadraro. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Grazie Assessore della presenza e della disponibilità a rispondere a questa interrogazione urgente che ho depositato qualche giorno fa. Noi non ci vediamo da settembre, dove ho portato 6 interrogazioni all'ordine dei lavori. È giusto, magari glielo volevo ricordare, delle 6 una è stata esaudita, ma le altre 5 sono disattese, mantengono la situazione di fatto. Poi magari so che non si può fare 2 volte la stessa interrogazione, però riproporrò quanto non è stato eseguito. Per tornare all'ordine dei lavori che attualmente mi accingo a fare, si tratta di un progetto esecutivo che stravolge un po' tutta la viabilità del quartiere. Proprio per questo molti cittadini si sono mobilitati per informare l'amministrazione che è un progetto così importante, dove delle risorse sono state richieste attraverso un mutuo, è giusto che i cittadini sappiano quello che si debba fare e possono avanzare delle richieste sul programma stabilito. Intanto io leggerei l'interrogazione giusto per avere un quadro completo. Allora, interrogazione a risposta orale, progetto esecutivo intervento di rigenerazione urbana del quartiere Quadraro. Premesso che l'unità tecnica del municipio settimo, attraverso il suo personale interno, con la collaborazione di alcuni stagisti esterni dell'Università La Sapienza di Roma, ha predisposto un progetto esecutivo per alcuni interventi di rigenerazione urbana del quartiere Quadraro. Premesso che, sulla base del computo parametrico allegato al progetto esecutivo, il costo complessivo delle opere risulta pari ad euro 1.862.954,25. In relazione al progetto in oggetto, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio derivato del nostro municipio settimo, ex nono e decimo, in cui nel piano triennale delle opere pubbliche 19-21 risulta finanziata l'opera in oggetto, l'opera numero OP19019001, pari a 1.002.000. Interventi sulla viabilità del quartiere Quadraro. Accertato che il progetto esecutivo prevedeva una serie di interventi che stravolgono la viabilità generale di Quadrante,
La maggioranza dei cittadini non ha potuto partecipare ai solitari percorsi di partecipazione seguiti dalla giunta municipale. Molti interventi previsti sono finalizzati a rendere praticabile la pista ciclabile in corso di realizzazione sulla via Tuscolana e quindi prevedono la chiusura di alcune strade importanti per la viabilità in entrata e in uscita dal quartiere Quadraro. Considerato che moltissimi cittadini residenti, nonché proprietari di attività commerciali, sono espressi negativamente in merito al progetto esecutivo approvato e seguendo peraltro un'enorme petizione popolare, la Presidente del Municipio Settimo ha ricevuto una delegazione di cittadini del quartiere Quadraro asserendo che il progetto in oggetto non esiste e che prima del dicembre 2019 non se ne parli. Considerato che il Presidente della Prima Commissione in merito al progetto non ha eseguito alcuna commissione e peraltro non ha fornito alcuna notizia, considerato ancora che la Presidente ha raccomandato su Facebook i cittadini che hanno chiesto audizione e che autonomamente si raccolgono presso le realtà associative del territorio di non farsi influenzare da consiglieri della politica. Tutto ciò premesso e considerato, si chiede di sapere quali sono i motivi perché di questo progetto non se ne debba parlare nelle sedi competenti, cioè nella Commissione Lavori Pubblici, nel Consiglio Municipale, oggi, e perché le istanze dei cittadini non possono essere ascoltate perlomeno e valutate. Perché devono essere valutate? Perché qua, come dire, noi siamo d'accordo che un recupero va fatto nel quartiere, quindi plaudiamo al fatto che possono essere portati dei finanziamenti per i nostri territori, però sarebbe cose buone e giuste, e lei assessore me ne può dare merito. Noi vogliamo sapere che via dei Levi, ad esempio, scendendo dalla discesa del Quadraro, non si può più percorrere andando a destra, o perché via dei Fulvi deve essere pedonalizzato, perché via Oppio solo verso via Cartagine, senso unico. Il transito consentito solo ai mezzi di soccorso e a quelli che hanno il passo carrabile. È una situazione... Voglio essere molto, come dire, preciso nel rispetto dei tempi, visto la ultima capogruppo che abbiamo fatto. Quindi una... Io vorrei sapere alcune cose importanti che... Adesso penso che ci sarà qualche assemblea pubblica, ma il master plan presentato solo ad alcuni cittadini raccontava delle cose che nel progetto esecutivo, dico, questo è un progetto esecutivo, allora se c'è il progetto esecutivo, assessore, dobbiamo vedere gli elaborati del progetto esecutivo, perché vogliamo sapere cosa vuol dire micropiazza, angolo via Decumio, angolo via Oppio, via degli Opimiani e gli altri quattro micropiazze programmate, perché di un progetto esecutivo si deve sapere pure il pelo, cioè si deve sapere pure la mattonella che usiamo e come viene fatto. Siccome nel progetto esecutivo non esistono questi elaborati, esiste un computo parametrico che vuol dire a metri quadri quanto viene l'opera e c'è un elenco degli interventi. Si avvia a conclusione? Io mi avvio alla conclusione dicendo che naturalmente la relazione dice bene, c'è un traffico che vuole entrare dentro Roma e si può disperdere all'interno del quartiere, e un traffico che esce verso sud, verso Roma. Allora, o si fa uno studio complessivo della viabilità, caro assessore, con i flussi di traffico e si valuta se possiamo escludere questa viabilità del Quadraro, oppure chiamiamolo col vero nome questo progetto. Chiamiamolo come lo chiama la tabella che avete redatto, sono degli interventi puntualizzati in alcune strade dove si dovranno fare delle opere. I cittadini chiedono, sì, va bene, si facciano le opere però che servono, quelle di manutenzione urgente, ordinaria, cioè ripristino delle cose, raccolta delle acque. Ho finito, Presidente, grazie.
raccolta delle acque e ripristino delle quote originarie delle strade. L'abbiamo detto già per via Foligno, però purtroppo anche lì non è stato eseguito per problemi di quote o di cemento armato che stava sotto la piastra dell'asfalto. Ripeto, per questo intervento così importante, dove c'è un mutuo, e io ho qui la scheda in cui si riporta il numero di mutuo che ha acceso il Comune di Roma per avere questi finanziamenti. Non vorrei insistere, consigliere Ciancio, sono già passati 3 minuti. Grazie. Quindi si avvia a conclusione. La stessa. E quindi se l'intervento è questo di che vediamo nella tabella allegato al progetto esecutivo, non possiamo mascherarlo dietro tutto questo cambiamento di percorsi e viabilità. Dovremmo sicuramente fare altri percorsi di partecipazione che allo stato dell'arte non sono stati fatti. Grazie. Assessore, può rispondere? Ha 10 minuti. Buongiorno, grazie Presidente, buongiorno consiglieri. Io volevo veramente ringraziare per aver in parte raccontato l'impressionante lavoro che stiamo facendo sul quartiere Quadraro. È vero, c'è un progetto in atto, c'è una voglia di rigenerare un quartiere a rischio degrado. È vero, ci stanno finanziando il progetto, scusate per questo, scusate cittadini del Quadraro se questa amministrazione insieme alla sua maggioranza vuole rigenerare un quartiere che oggettivamente dimostrato da tutti a rischio degrado. I rapporti della polizia locale ci raccontano che il quartiere è stato preso di mira, diciamo, dalla criminalità organizzata per i loro sporchi affari. E che cosa fa questa amministrazione? Interviene cercando di riqualificare l'intero quartiere. Ora vorrei raccontarvi la storicità architettonica di questo quartiere, ma ci dilungheremo molto. Il quartiere Quadraro è un quartiere straordinario, è una delle prime città dei quartieri progettate da Libera. Lo abbiamo scelto perché ha in sé tutte le caratteristiche intrinseche per poter portare finalmente un qualcosa di diverso, una visione nuova della zona pubblica, del suolo pubblico che abbiamo. Oggi tutte le nostre strade sono dedicate praticamente alle auto, o sono parcheggiate o camminano. Sembra che in Italia non ci sia altra idea di come poter utilizzare uno spazio pubblico. Dagli anni 50 ad oggi si continua a costruire, a progettare tutto ciò che ci circonda per l'auto. I cittadini, le categorie più sensibili sono ormai prigioniere da una montagna di metallo, da auto rimesse a cielo aperto che invadono tutta la nostra città. C'è l'impossibilità di attraversare una strada, c'è l'impossibilità di poter poi alla fine arrivare anche alla propria auto, perché si parcheggia talmente in maniera disordinata che alla fine ci facciamo male da soli. Però devo sottolineare alcune inesattezze riportate, perché questo progetto è stato presentato alla cittadinanza. Sono stati invitati tutti i cittadini, i comitati, le associazioni, i commercianti del Quadraro e sono venuti a una presentazione il 22 febbraio. Buongiorno consigliere. Il 22 ottobre è stata fatta una presentazione pubblica del masterplan, è stato inviato a tutti loro il masterplan e chiesto loro di inviarci delle osservazioni che sono arrivate a decine. Queste osservazioni sono state scaricate, prese, visionate e personalmente ho fatto i sopralluoghi insieme anche a comitati, associazioni e commercianti più volte sul Quadraro, dove ci facevano notare alcune cose sul masterplan che potevano non andare e ci hanno consigliato altre cose che noi aggiungeremo al progetto perché hanno la finalità il principio della sicurezza dei cittadini più sensibili. Quindi la partecipazione è ancora in atto, è in atto. Noi stiamo adesso continuando a sviluppare tutte le osservazioni che ci sono state portate. Ultimamente abbiamo incontrato anche un'altra associazione che non era stata presente all'incontro pubblico, ma anche altre associazioni non erano presenti. Mi hanno scritto, mi hanno chiamato, ho inviato loro il masterplan, abbiamo fatto il sopralluogo e ci hanno inviato l'osservazione. Non sono state fatte delle riunioni senza avere il progetto, parlando di cose che non esistono. Via dei Fulvi non si chiude e non si pedonalizza, non esiste. Via dei Levi non si chiude, cioè si può continuare a entrare, eccetera. Quindi
smentisco categoricamente tutte queste voci che non hanno motivo di esistere. È singolare che quando abbiamo incontrato questa associazione, io avevo il progetto del quadrato qui, ci sono tutte le tavole, tutte le piante, tutti i disegni, in un'ora di incontro non ho aperto neppure un disegno, sapete perché? Probabilmente non interessava vedere quali erano i disegni e quali erano i progetti in essere, probabilmente i motivi dell'incontro erano altri. Detto questo, lei mi chiede, qualcuno mi chiede cos'è una micropianta. Il pubblico può stare in silenzio, per favore, io non vorrei essere costretto a farvi uscire, non dovete parlare. Grazie. Mi si chiede che cos'è una micropiazza. Bene, siamo nel 2019, purtroppo in Italia bisogna creare degli interventi fisici per poter liberare gli incroci dalla massa di metallo che sono le auto e poter garantire di attraversare le strade, soprattutto alle scuole. Noi nel quartiere quadrato abbiamo un plesso scolastico molto grande dove praticamente intorno è ormai reso impossibile poter attraversare in sicurezza. Una micropiazza che cos'è? È un incrocio rialzato. È un incrocio rialzato che porterà l'auto a trovarsi a filo, diciamo, alla stessa altezza dei pedoni, rendendosi conto che probabilmente è un disturbatore in quel momento, in quell'incrocio, e che quindi deve andare piano. Le micropiazze sono state fatte anche in giro per l'Europa, stanno funzionando, le proveremo. Ne abbiamo previste due o tre nella zona, potremmo farne anche da altre parti, potremmo anche escluderne qualcuna. E questo perché? Perché in atto al Dipartimento Mobilità uno studio sulla viabilità interna del quadraro che ci darà delle risposte. Insieme alla polizia locale abbiamo incontrato il Dipartimento Mobilità e chiesto loro uno studio di viabilità interno. Non lo stiamo facendo noi, non ci alziamo la mattina e chiudiamo una strada o ne riapriamo un'altra. Ci sarà uno studio di flusso interno che ci dirà se i nostri interventi sono congrui o meno, ma che dovranno avere una finalità ben precisa, un principio ben preciso, quello di risistemare tutti i parcheggi intorno a diverse vie del quadrato che attualmente sono disordinati. Noi cercheremo di sistemarli, cercheremo di disincentivare un attraversamento sconsiderato che attualmente c'è nel quadrato di quegli automobilisti che hanno il diritto di andare da una parte all'altra della città e cercano di farlo nel più breve tempo possibile, inserendosi nei quartieri dove le persone vivono, passeggiano e vanno a scuola, non sono delle arterie principali come le vie di grande viabilità, e quindi che fanno? Si disinteressano della sicurezza dei cittadini perché il loro obiettivo è arrivare prima possibile. È questo che non funziona nei nostri quartieri. Noi abbiamo delle vie interne che sono attraversate ad altissima velocità dalle auto perché devono andare da un punto A a un punto B nel minor tempo possibile. Questo non è tollerabile. Dobbiamo cercare di un attimino di elevarci, di alzare un attimino il livello delle nostre città, dei nostri quartieri e soprattutto del luogo pubblico. Gli interventi del quadrato, giustissimo. Quasi tutti, praticamente tutti i cittadini e comitati ci hanno fatto una domanda: ben vengano gli interventi straordinari che possano portare a un qualcosa di diverso, ma tutti ci denunciano delle criticità ormai croniche che sono la pulizia delle strade, le caditoie, eccetera eccetera. Ebbene, noi vogliamo raccontare quello che è stato fatto al quadrato. Noi abbiamo restaurato una scala che era a Via dei Ciomure, che era sostanzialmente un luogo di una mezza discarica, l'abbiamo restaurata, fatta in travertino, abbiamo pulito tutte le mura, abbiamo fatto un murales, abbiamo bonificato l'intera scala dalla Tuscolana e Via dei Ciomure, stiamo lavorando su diverse strade, stiamo rigenerando una piazza che in teoria non esiste perché è invisibile al sistema manutentivo, che è quello tra Via delle Levi e Via del Quadraretto, sotto dove si trova l'asilo, il SERD e il consultorio. I lavori sono in corso, li abbiamo recuperato, addirittura stiamo pavimentando senza un centimetro cubo di consumo del suolo perché stiamo ricollocando i sanpietrini che abbiamo tolto su Via Puglia. Tempo fa avevamo detto che l'avremmo usati per una pedonalizzazione e lo stiamo facendo. Ecco, io sono molto contento di questa interrogazione, la partecipazione è in atto, il progetto esecutivo serve per farci finanziare le opere, perché questa amministrazione fa così: parla, decide, pensa, progetta,
e ci porta i soldi, non facciamo volantini elettorali sotto campagna elettorale, no, lo facciamo, programmiamo, pianifichiamo, c'è bisogno di un finanziamento per fare le cose e andiamo a prendere il finanziamento. Le opere che verranno fatte partiranno immediatamente saranno quelle che i cittadini ci indicheranno quali più necessarie all'interno del nostro master plan. Noi stiamo tra l'altro inserendo una ciclabile che farà via Selinunte, via Cartagine, unirà il parco di Tor Fiscale col parco degli acquedotti, perché nel quartiere Quadraro passerà anche il grande raccordo anulare delle biciclette, quindi noi vogliamo inserirci per far diventare il Quadraro uno dei luoghi da visitare, dovrà essere nelle mappe dei nostri turisti, dovranno attraversare il parco di Tor Fiscale, il parco degli acquedotti passando dal Quadraro, perché no, visitare l'intervento di Liber. Noi abbiamo un patrimonio straordinario ad oggi strangolato dalle auto e non ne possiamo più. C'è qualcuno che mi ha detto che l'istituzione pubblica contro il degrado è l'automobile. Ebbene, se noi nel 2019 non siamo in grado di pensare il nostro quartiere, il luogo pubblico in maniera diversa, siamo sconfitti. Noi continueremo la partecipazione, continueremo a sviluppare le tante osservazioni che i cittadini ci hanno fatto. Alcuni interventi magari non li faremo perché non funzioneranno secondo quello che è lo studio di viabilità, altri ne aggiungeremo, come magari il semaforo ad angolo via Selinunte, via del Quadraro, come ci è stato chiesto, perché è un luogo molto difficile dove si fanno spesso incidenti. Sistemeremo anche il marciapiede di via del Quadraro poco più avanti dove c'è una scuola, e quindi stiamo recependo e stiamo sviluppando, stiamo lavorando, e grazie per averlo raccontato. Grazie Presidente. Intanto, Assessore, qua ci dobbiamo mettere d'accordo. Queste sono le tavole del progetto esecutivo. La 2A del progetto esecutivo dice cosa ben diversa da quella che ha raccontato lei. Non penso che un progetto esecutivo si possa cambiare perché lei lo racconta in aula. Ci sono dei tecnici che hanno formulato questo progetto per richiedere i finanziamenti. Quindi vuol dire che via dei Fulvi sarà pedonalizzato. Quindi vuol dire che via degli Opimiani non potrà essere più avere lo stesso senso. Dico, c'è un capitolo intero dedicato a quello che voi volete fare e adesso lei dice che lo decideremo dopo. Ma come si può? Quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va in questa cosa. Lei si è lamentato che nessuno gli ha chiesto le tavole quando una delegazione è venuta su dalla Presidente, ma non è vero, perché si è detto non se ne parli fino al 2019, ma almeno nella Commissione Urbanistica, Lavori Pubblici, se ne vuole parlare di un progetto così importante. Guarda, io mi arrabbio perché non si può stravolgere l'intero mondo universale dietro fantomatiche presunzioni di conoscere le normative. Qui c'è un progetto esecutivo, si cambia solamente con un altro progetto esecutivo da eseguire. Avete chiesto un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti presentando questa roba. E tra parentesi voglio sapere dov'è il computo metrico esecutivo e l'elenco prezzi, visto che c'è una tabella parametrica. Assessore, lei fa l'architetto, quindi queste cose le conosce benissimo. Io apprezzo moltissimo quello che ha detto rispetto a spendere i soldi anche sulla pista ciclabile. Noi non siamo contro le piste ciclabili, ma se questi soldi servono per paraventare un'opera fatta male, stiamo sbagliando ancora e siete in tempo di guardare in altri orizzonti, perché i cittadini ve l'hanno detto. Caro Assessore, io questi 3 minuti li voglio consumare, perché per il bene del territorio non si può presentare questa roba in questi termini. La Commissione Urbanistica è l'alto massimo grado di conoscenza politica, sa nulla. Caro Assessore, lei venga in Commissione perché è invitato ogni volta. Quindi io mi sfogo stamattina perché io stamattina mi deve prendere un infarto. Consigliere Toti, consigliere Toti. Le micropiazze, ma non ci sono le micropiazze nel computo parametrico. Di che cosa vengono fatte? Di cartone le micropiazze. Che ci mettiamo dentro? Ma quale vigile urbano? Consigliere Toti. Questa viabilità. Farà anche ridere, ma lei lo deve dire in un altro momento. Sta parlando il consigliere Ciancio, lo vuole rispettare o no? Il progetto stravolge completamente i flussi di traffico attuali, penalizzando enormemente il quartiere e tutti i suoi residenti.
Lo volete capire? C'è una via, ve la racconto, che nessuno l'ha percorsa mai, che si chiama, precisamente la devo trovare per carità, questa via si chiama... Si chiama la via... che è chiusa, sarà chiusa e interclusa, perché ve la dico subito qual è la via, precisamente è via Perenna. Mi dite come faranno ad entrare quelli che vanno a casa a via Perenna? Non possono accedere da nessuna parte, senso unico da una parte e senso unico da un'altra. Quando si discutono queste cose? Noi per fare l'altro giorno una modifica al traffico di Gregna Sant'Andrea sono venuti i vigili velocemente in commissione per fare una soluzione corretta e congruente, per dare la possibilità ai cittadini di Gregna, e per questo plaudo al presidente della commissione lavori pubblici che ha portato velocemente, dice i vigili devono darci, i tecnici devono dare una soluzione, ma rispetto a un progetto così importante per il Quadraro, dove porta il nome di grandi e illustri personaggi che hanno reso la libertà di noi tutti qua in quest'aula, noi non dovremmo avere un comportamento così. Stamattina sono andato lì al Quadraro per richiedere quali associazioni hanno partecipato a questa partecipazione, ma mi sembra la partecipazione di qualche, come dire, di qualche amministrazione precedente. O ditemi con chi avete, siamo andati anche a vedere con chi avete parlato e chi ha mandato le note e le osservazioni. Non erano, cioè hanno sostenuto che le tavole del Master Plan sono diverse, tre soluzioni diverse. Come possiamo dire che è un progetto esecutivo? Lei sa bene che definitivo ed esecutivo non si possono toccare, il preliminare sì, perché è preliminare. Allora lo chiamavate progetto preliminare per la richiesta dei finanziamenti o una scheda Merloni, si andava al Campidoglio e si chiedevano le cose, tanto per, tanto dopo faremo diversamente. Oh, a livello nazionale, tanto per, ma dopo facciamo diversamente. Qua siamo in un municipio di 350.000 abitanti, dove avete vinto le elezioni perché avete detto che cambiavate le cose e il modo di fare su tutte le operazioni. Vedo poco o nulla. È una pista ciclabile che grida vendetta ai cittadini. Mi taccio qui e naturalmente, le ripeto, non sono soddisfatto, sia per le 6 interrogazioni che ho fatto a settembre, dove una è stata esaudita, né tantomeno per questa, anche malgrado se la Presidente riceverà alcuni cittadini il 12 per fare un'assemblea nuovamente. I metodi sono metodi e il modello deve essere cambiato, altrimenti sarete spazzati via dal vento come lo siete arrivati. Grazie. Allora, Assessore, ha qualche minuto in più. Grazie. Ne ha 6 anche lei. L'ultima volta. Lo studio della viabilità, i sensi, certo, unici, regolamento. Non si lavorano in questa sede, nel mio assessorato, nella maggioranza, nelle commissioni, si lavorano nei dipartimenti dove ci sono persone che fanno questo, sono pagati per questo e studiano questo. Quindi ci sarà, lo dico un'ultima volta, è in corso uno studio sulla viabilità che ci dirà se quello che è stato proposto può funzionare e quali saranno tutte le modifiche, ma non lo decideremo noi, non si può decidere neanche in commissione. La viabilità di un quartiere, di un quadrante, se viene deciso, viene studiato dalla polizia locale insieme agli organi competenti. Questo è quanto, punto. Per quanto riguarda le famose tavole, questa è la tavola, ha citato la 2A, non ha citato la 2B, la 2A è quella generale, la 2B è questa. Questo è il progetto su Via dei Fulvi che adesso è presentato e che non prevede alcuna chiusura al traffico veicolare. Eccolo qua, questo è. Mi scusi, Vitrotti, faccia finire. Ma Vitrotti, ma riesce a far parlare le persone che stanno intervenendo oppure no? Il mio assessorato è aperto. Sarà anche una vergogna, ma lei deve far parlare. Basta venire, chiedere, visionare e il mio assessorato andiamo è avanti aperto a farvi vedere quello che è una tavola che è inserita nelle tavole che stanno citando e che questa è la
riqualificazione di Via dei Fulvi che non prevede la chiusura al traffico. Detto questo, se i cittadini decideranno... Consigliere Ciancio, la riqualificazione non siete voi che non dovete non volete interruzioni? Successivamente ai primi interventi la faremo successivamente. Il programma è triennale, non è immediato, è triennale perché sono interventi straordinari, vanno pianificati nel tempo. Se decideranno prima di fare alcuni interventi faremo prima quelli, dopodiché faremo altri. Quello che vi voglio dire, lo dico un'ultima volta, lo sviluppo è aperto, stiamo ricevendo tante osservazioni che continueremo a sviluppare. Bene. Mi scusi Presidente, visto che ci sono cittadini e lei ha sempre fatto parlare sugli argomenti dei cittadini, ci può essere un intervento di uno a caso che possa dire una parola rispetto a quello che il programma futuro si dovrà fare? C'è una petizione pure di richiesta di fa assemblea pubblica, quindi se cittadini... Nessun problema, perché l'argomento è nel tema di oggi, non è come in altre volte che pretendete di parlare di cose che non sono all'ordine dei lavori. Quindi io quello che posso fare, se siete tutti d'accordo, è sospendere il consiglio, perché non è previsto che i cittadini parlino nel consiglio. Quindi e come sempre farò, posso dare uno o due minuti, perché non mi sembra giusto trattare i cittadini diversamente da altri che in passato hanno partecipato. Quindi darò uno o due minuti a chi di voi vuole intervenire, poi l'assessore potrà rispondere a tutti voi, non c'è nessun problema. Sì, consigliere Ciancio, accolgo la sua proposta. Grazie. Quindi se c'è qualcuno... Sospendo quindi le... Vuole fare un intervento? Può farlo. Ma consigliere Ciancio, da quando lei è diventato il Presidente del Consiglio? Mi ha detto di sì. Sì, ho capito, ma non è che lo deve dire, sta coordinando lei. Io sto dicendo che c'è qualcuno. Lei sia tranquillo, si sieda là e sia tranquillo e faccia la sua parte, ognuno fa la sua. Allora, i cittadini che vogliono intervenire possono venire qui tranquillamente nei... Io vorrei che non ci fossero interventi quando i cittadini parlano, vorrei che chiunque parla venisse ascoltato, che venga da maggioranza e opposizione, perché non posso più tollerare interruzioni su chi parla, è un atto di maleducazione incredibile. È un atto di maleducazione incredibile. Consigliera Vitrotti, se... Ma basta, ci dà le lezioncine tutte le volte. Ma certo che le do, ancora ma la finisce, La finisce. Allora, vedo che lei non vuole far parlare i cittadini, io sì, venga. Prego, parla qua. Può parlare da qualsiasi posto lei voglia. Allora, io sono Ivano Di Carlo, ho 65 anni e da 65 anni abito in Via di Fulvi. Da quando non c'era neanche il marciapiede. E faccio parte anche di un'associazione che non è stata citata, la cito io, l'associazione Berlinguer, che ha raccolto le esigenze dei cittadini, perché molti di noi abitano lì, ovviamente. Non siamo stati mai convocati, non ci risulta che nel quartiere, se non una microassociazione pur meritevole di un aspetto importante, la riqualificazione del giardino di via Mario Lucio Perpetuo, è stata convocata, ma non gli sono stati presentati quei progetti. E noi ci siamo fatti accogliere dalla presidentessa, e c'era presente anche l'assessore. In quell'occasione, appena entrati con un documento dove sottolineavamo, e consentitemi di dirlo, poi che intendiamo noi per riqualificazione, abbiamo presentato un documento e nell'entrare ci è stato subito detto no, non sarà fatto niente in Via dei Fulvi, non esiste niente. Beh, noi abbiamo letto, qualcuno di noi è pure architetto, non solo Antonello Ciancio o l'urbanista o l'assessore all'urbanistica. Sottolineava come mutui eccetera eccetera, cosa che ha già detto peraltro il consigliere Ciancio, si potessero avere soltanto dopo la presentazione di un progetto esecutivo, come peraltro sta scritto ed è protocollato. Allora, in quell'occasione naturalmente siamo stati spenti nella nostra verve contestatoria a tutto quello che vedevamo. Però abbiamo chiesto
di accettare il documento e abbiamo sottolineato che cosa intendiamo noi da cittadini, cioè per cittadino si intende quello che vive in via dei Fulvi, che vive su via Opida Oppio, che vive quel quartiere. Un inciso solo, parlate tanto del Quadraro, io ho promosso con il Comune di Roma da tempo che il Quadraro vecchio che ha fatto sorgere il Tuscolano rientri di diritto nel Tuscolano e non sia quinto municipio. Passo alla riqualificazione. Per riqualificazione noi intendiamo, quando parlate tanto di sicurezza, anche al governo, parlate tanto di sicurezza, la sicurezza dei cittadini parte dall'illuminazione, parte dalle buche per terra, le buche nei marciapiedi, parte dalle buche nelle strade, parte dagli alberi che non vengono potati, dopo la ripiantumazione, l'abbiamo scritto, fatta dall'amministrazione Alemanno all'indomani del tornado che si scatenò su via Opida Oppio e via limitrofe, la ripiantumazione non è stata mai potata. È drammatica la situazione in cui viviamo, ma lo dite pure voi, intorno alla scuola è drammatica. Ma da dove si parte? Voi parlate di traffico e di viabilità. Capite che cosa significa se noi chiudessimo via dei Fulvi? La consegneremmo in mano, e quello che già accade, e lo abbiamo detto, dopo le 9 i commercianti già dicono devono intervenire personalmente. Allora finché il commerciante è alto 1,90 e va in palestra tutte le mattine e risponde personalmente, fino a quando non succederà qualcosa? Allora noi siamo abbandonati. La pulizia delle strade non c'è, i vigili, il municipio, il settimo municipio ha 240 unità, dove stanno? Allora parlate tanto di viabilità, la viabilità non si risolve se voi non mettete qualcuno che vigili su questi aspetti. Allora da dove si parte? Lo abbiamo scritto e concludo e vi ringrazio. E mi scuso anche per l'intemperanza di prima, ma ho combattuto sempre il falso e non amo chi dice il falso, neanche pubblicamente, e rispondo anche di quello che sto dicendo in qualsiasi sede, ma chi dice il falso non lo apprezzo e quindi sono costretto a intervenire, ma ne chiedo scusa. Allora, da dove si parte? Per noi cittadini si deve ripartire. Noi non abbiamo più marciapiedi, il livello dei marciapiedi è questo. Alcuni sono allo stesso livello, stiamo 20 centimetri, i marciapiedi viaggiano a 15-20 centimetri sotto la schiena d'asino, cioè il culmine centrale della strada. Se non si abbassa la strada non possiamo fare marciapiedi, non possiamo fare caridoie. E un esempio ce l'avete purtroppo sulla Tuscolana, dove per fare i pozzi d'aerazione, l'intervento successivo alla metropolitana, quello che venne fatto una quindicina d'anni fa. Minuti, perché vorrei far parlare tutti, se sì, le do 10 allora, minuti poi non... Allora, grazie. Schiena grazie. D'asino, marciapiedi, caditoie, illuminazione, piantumazione, questa è la riqualificazione che intendiamo noi. Possiamo fare pure, potete portarci pure l'impero il dominio delle luci di Magritte a via dei Fulvi, a noi ci interessa questo. Grazie. Allora, e ci sono altri cittadini che vogliono intervenire velocemente, però non 10 minuti per uno, perché non ci riusciamo. No? Allora, assessore, se vuole rispondere mi dica lei. Sì, rispondo e parliamo della stessa lingua, stiamo dicendo le stesse cose, vogliamo riqualificare, parliamo, se questo è il luogo delle tante parole, chi vuole, lei, anche lei, può venire su, le faccio vedere i progetti e continuiamo la discussione in una sede più consona. Le posso spiegare il progetto, voi ci avete dato le osservazioni che ho tutte sviluppate, alcune sono molto interessanti e stiamo continuando a sviluppare. Lei mi parla dei marciapiedi che sono distrutti perché sono 40 anni che non viene fatto un intervento serio straordinario nel territorio. Adesso noi li vogliamo fare e li concerteremo con voi. Abbiamo voglia di rigenerare questo territorio. Chi ne vuole far parte, questo è il momento. Chi invece vuole continuare a fare polemiche, continua a fare polemiche. Grazie. Il cittadino è interessato a seguire l'assessore, può seguirlo tranquillamente. Se non vedo interesse, noi andiamo avanti. Penso che il messaggio sia stato chiaro. Allora,
con la proposta, andiamo. Riapriamo il consiglio Liberi TV. Allora, proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta numero 10 del 2019, approvazione del regolamento capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale. Chi relaziona, consigliera De Chiara? Buongiorno consiglieri, buongiorno presidente. Allora, dopo l'emanazione risalente a qualche anno fa delle linee guida, la giunta capitolina è arrivata finalmente all'approvazione del regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale. Il risultato, frutto di un intenso lavoro partecipato e condiviso con associazioni, addetti ai lavori, hanno partecipato anche degli esperti, dei comitati rappresentanti degli ordini professionali, insomma diciamo che è stato un lavoro abbastanza complesso ma molto condiviso. Il regolamento è strutturato in 67 articoli e suddiviso in 5 capitoli dove vengono definiti i principi, i criteri e anche le norme per... Scusi, non si può entrare? Ma scherziamo, oggi io le vedo di tutti i colori, poi mi dicono che faccio la maestrina. Mi scusi consigliere Ciancio, ma lei fa entrare le persone? No, non viene qua, ho fatto io. Ah, ok, si sieda. Ah, ok, no, perché veramente sono veramente allibita. Beh, sì. Ah, bene. Poi magari a chi viene le spiegate le regole prima, così non lo fanno, Avanti, grazie. Allora, stavo dicendo appunto che il regolamento, oltre ai principi vengono definite anche i criteri e le norme sia per la cura, per lo sviluppo e sia per la manutenzione del patrimonio verde della città. Un'ampia parte del testo viene dedicata agli strumenti di partecipazione del cittadino alla cura del verde, in particolare l'adozione, tramite la quale il cittadino ha la possibilità di adottare dei singoli alberi o delle alberature. Abbiamo inoltre come ulteriore strumento la donazione, abbiamo anche la sponsorizzazione e anche i patti di collaborazione tramite i quali è possibile avviare una coprogettazione o una cogestione coinvolgendo gli amministratori e i cittadini. Nel testo sono indicati anche la progettazione, le norme basi per la progettazione e la corretta manutenzione del verde, come per le aree ludiche, il verde scolastico, le aree cani, le aree verdi per i parcheggi e il verde architettonico. Vengono comunque definite anche le modalità corrette per la gestione delle alberature, una novità in particolare ad esempio per gli alberi di pregio che sono oggetto appunto di salvaguardia. Inoltre diciamo questo testo, che è un vero tomo, è corredato da numerosi allegati tecnici e in particolare una novità è rappresentata da quello per quanto riguarda la gestione di pini su Roma Capitale. Un altro capitolo è interamente dedicato alla tutela dei parchi e dei giardini di pregio storico, dove è stato fatto riferimento alla Carta di Firenze, cioè la Carta dei Giardini Storici. Abbiamo anche delle norme che disciplinano le potature, i rinnovi delle alberature ed inoltre anche quelle norme che vanno a tutelare le piante durante i lavori di scavi stradali o di cantieri, perché abbiamo visto che in passato durante l'urbanizzazione, quindi delle opere edilizie e infrastrutturali, sono state danneggiate diverse alberature.
In definitiva possiamo dire che dopo l'inerzia delle amministrazioni capitoline che si sono succedute diciamo, negli anni, a breve, dopo ovviamente l'approvazione del testo in assemblea capitolina, possiamo dire che anche la città di Roma Capitale si doterà di un regolamento che è già previsto in altre capitali europee e comunque in altre città d'Italia. E, diciamo un regolamento che detta appunto delle regole ben chiare per la tutela del nostro patrimonio verde. Grazie. Ci sono altri interventi? Non vedo interventi, ci sono interventi? Ah sì, consigliere Ciancio. Le ringrazio per la pacatezza con cui presenta e la dolcezza della consigliera che sempre apprezzo e quindi però delle due l'una. Pochi giorni fa avete mandato via l'estensore di questo regolamento, cioè la Pinuccia, detta dottoressa Montanari, ha presentato questo regolamento a tutti i 15 municipi. Lei ha letto bene di che cosa si tratta, però non mi piacciono le considerazioni finali pensando che tutti gli altri non hanno fatto nulla. Ha fatto l'elenco puntuale, regolamento del verde pubblico privato, del paesaggio urbano di Roma Capitale, le città da dove l'hanno tirato fuori, Reggio Emilia e altre città. È stato presentato con molte slide, 12 mesi di lavoro, 142 pagine, 5 capitoli, 68 articoli, 16 allegati. Naturalmente speriamo che sia il regolamento che farà funzionare il degrado generalizzato che abbiamo in tutti i parchi romani, parchi storici e non, guardando a Firenze o guardando ad altre città. Caratteri generali, finalità, responsabilità del verde, coinvolgimento dei cittadini, già in essere peraltro, dove a volte diventa fuorviante il fatto che alcuni cittadini fanno finta di prendersi in carico alcune zone verde del nostro municipio. Sono fittizie, fruizioni di parchi e giardini di pregio devono essere garantite dall'amministrazione e naturalmente dall'abolizione del turnover, perché se c'è bisogno oltre che 4 gli addetti che abbiamo ne avremo bisogno di più. Bisogna fare qualcosa che parte da ben lontano. Io me lo so guardato tutto con attenzione questo regolamento e ripeto quello che ho detto tante volte rispetto ai regolamenti che cerchiamo di cambiare. Mi piacerebbe che prima di mettere mano a qualsiasi regolamento, perché non è la regola, ma è chi disattende le regole che va colpito. Quindi chi disattende le regole esistenti va naturalmente inquadrato, capito il motivo qual è, e poi provvediamo se c'è, è carente un regolamento. È vero, il regolamento del verde serve, ci sono tante cose nuove da fare, però come al solito vedo tanta carta e tanta energia, poi l'assessore è stato pure mandato a casa. Quindi questo assessore che presenta questo regolamento così importante per Roma, alla fine poi viene, cioè le dichiarazioni le leggiamo tutti sui giornali di quello che sta dicendo in giro. Ecco, questo è l'esempio che voglio presentare a questa proposta. E quindi mi sottraggo nuovamente al fatto che sanzioni, controlli, allegati e così via possono domani far riqualificare il parco di Villa Lazzaroni se non si mette poi mano a un aspetto politico importante, cioè quello di decidere gli interventi prioritari da fare e farli con urgenza e farli nei termini in cui le regole della politica dettano. Io ringrazio per aver presentato puntualmente il regolamento, ma dissento da qualsiasi approvazione, peraltro, di un atto che è andato in giunta su presentazione di un assessore che è stato mandato via qualche giorno fa. Grazie. Ci sono altri interventi? No.
No, sì. Dichiarazioni di voto. Ce n'è uno? Io non ho visto. Ah, consigliere Toti. Sì, rispetto a questa delibera che ha coinvolto per più volte la Commissione Ambiente, c'è stata una partecipazione dei consiglieri rispetto alla riflessione, anche rispetto ai punti importanti che questo regolamento tratta. Certo, c'è un richiamo di fronte alle difficoltà che il Roma Capitale ha nella gestione del verde, a un richiamo alla partecipazione, alla collaborazione, all'autogestione, un discorso di sussidiarietà dei cittadini rispetto al bene comune. Diciamo che è un regolamento che nel confronto anche con la comunità territoriale presente, con comitati di quartiere presenti, ha visto una condivisione su moltissimi punti. C'è però, io infatti mi sono astenuto, c'è però una riflessione che ho fatto e che mi ha impedito di votare a favore, dando un parere appunto a favore in commissione, ed è quella della poca chiarezza rispetto al discorso assicurativo, che è uno dei punti che non ha visto la condivisione in sede di commissione dei partecipanti non consiglieri, perciò comitati e comunità territoriale. Cioè il fatto, ad esempio, come per il titolo 3, articolo 10, quando parla di adozione di alberi e alberature, nei commi 3 e 4 non si fa riferimento a danni e infortuni subiti chiaramente da coloro che operano nel verde, responsabilità civile verso terzi non viene garantita, non vengono garantiti gli infortuni. Anche l'articolo 11, la lettera J e la lettera M, non c'è una armonizzazione, si parla di copertura assicurativa, ma in forma molto generica e non assolutamente comprensibile. Questo è stato, come ho detto, ribadito sia da me sia dai presenti cittadini alla Commissione. E poi un punto cardine che oggi non viene riportato come osservazione, perché la vicepresidente della Commissione Ambiente ha parlato rispetto a delle osservazioni che sono state presentate, però io penso che un'osservazione importante, io dico determinante rispetto al regolamento, dovrà essere quello del rispetto dell'autonomia locale. Il rispetto dell'autonomia non c'è, c'è una delibera del 1999 che parla di decentramento ai municipi del verde, perciò decentramento ai municipi delle aree sotto i 20.000 metri quadri, perciò questo regolamento doveva essere per chiaramente queste superfici fatto dal municipio e non da Roma Capitale. Roma Capitale avrebbe dovuto fare un regolamento che riguardava soltanto le aree più grandi, quelle aree che chiaramente devono essere gestite proprio per la larghezza di queste aree, per l'importanza di queste aree, magari che prendono anche più municipi, deve essere gestita da Roma Capitale, non le aree però che invece dovrebbero e devono appartenere al municipio. E questo io penso che debba essere oggi dichiarato nelle osservazioni che noi andiamo, e che io penso invece, da quello che si era detto in commissione, pensavo che fossero riportate tra le osservazioni.
Perciò voglio dire, questo discorso non rispetta quello che io in questi mesi mi è sembrato di capire, cioè una voglia da parte della maggioranza di premere sull'acceleratore rispetto a un discorso di autonomia e di decentramento. Perché ecco, questo deve essere messo, invece deve essere ribadito in ogni delibera che in un certo senso non tiene conto del decentramento, dell'autonomia, dei poteri che deve avere e dei poteri in questo caso addirittura che sono stabiliti nella delibera. Perciò ecco, rispetto a questo c'è un arretramento senz'altro del Campidoglio che già si è mostrato restio e in questo io ho visto anche denunce che sono venute dalla maggioranza, però denunce che devono essere ribadite a ogni piesso spinto per ogni delibera che noi andiamo a vedere. Ecco, io vorrei e spero che la maggioranza rispetto a questo oggi dichiari e faccia un'osservazione rispetto alla carenza d'autonomia anche rispetto a questo regolamento. Altri interventi? No? Sì, consigliere Rinaldi. Allora, per quanto riguarda il fatto dell'assessore, le dimissioni dell'assessore, io volevo dire che comunque, come disse qualcuno prima di me, le idee continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini, perché gli uomini possono anche cambiare, ma le idee che creano le tensioni poi e i motivi di discussione rimangono e cammineranno comunque sulle gambe di altri uomini. Per quanto riguarda l'arretramento dell'amministrazione centrale, qui non c'è nessun arretramento, qui c'è un progresso eventualmente sul fatto che si ha una collaborazione dei cittadini che attivamente partecipano alla gestione del bene pubblico. Niente, insomma, queste erano due puntualizzazioni che pensavo fosse utile fare. Ci sono altri interventi? Sì, Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, direttore. Allora, è necessario fare alcune precisazioni rispetto a quella che è questa proposta. In particolare, all'interno del regolamento è previsto ad esempio che in caso di adozioni da parte di ETS, i cosiddetti enti del terzo settore, gli oneri per la copertura assicurativa di quell'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017 sono a carico di Roma Capitale. Lo stesso articolo 11, alla lettera M, prevede che le modalità per l'assunzione da parte dell'amministrazione degli oneri connessi con la stipula e l'attivazione della polizza assicurativa a favore dei cittadini. Parliamo dell'articolo 6, lettera M, che indica il patto avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare quello che vi ho appena letto. Vorrei ricordare inoltre una comunicazione sul verde urbano, quindi sempre all'interno della tematica ambiente, dal titolo Adotta il verde, Roma ti assicura. Ecco il pacchetto che Roma Capitale ha messo in campo a favore e a sostegno delle associazioni di volontariato che decidono di impegnarsi per il grande patrimonio del verde cittadino. Tra le principali novità, la copertura assicurativa gratuita per gli adottanti le aree verdi e per l'organizzazione con Roma Capitale di eventi occasionali, l'istituzione presso il Dipartimento Tutela Ambientale di un ufficio dedicato al volontariato e di un altro dedicato alle adozioni del verde. Quest'ultimo era già esistente ma ora è stato consolidato. Le due strutture si occuperanno delle autorizzazioni di attivare la copertura assicurativa gratuita e dei bandi di finanziamento dedicati alle associazioni di volontariato. Ma c'è di più. Dal 2019, in collaborazione con il Servizio Giardini, verranno effettuati i corsi di giardinaggio gratuiti presso la Casa del Giardinaggio dedicati agli adottanti. Le circa 120 aree verdi curate dai volontari in tutta la città coprono una superficie di oltre 1 milione di metri quadrati. Sono decine di soggetti tra associazioni, comitati di quartiere, imprese e singoli cittadini che si impegnano con il Campidoglio per la manutenzione, la pulizia e la vigilanza di parchi e giardini. Vorrei citare un passo: è straordinario il lavoro che i volontari stanno effettuando
sulla nostra città, un lavoro che vogliamo valorizzare, implementare ed incentivare a partire da un alleggerimento dei costi con la copertura assicurativa gratuita per gli adottanti a carico dell'amministrazione. Intendiamo impegnarci sempre più per dare vita a un percorso condiviso che attui lo spirito di collaborazione e dialogo previsto dalla delibera 207 del 2014 che ha istituito le linee guida per le adozioni delle aree verdi. Voglio ringraziare i cittadini che si impegnano ogni giorno per rendere Roma una città migliore. Il verde è un patrimonio di tutti che insieme vogliamo custodire e salvaguardare. Queste le parole del sindaco Virginia Raggi. Grazie. Altri interventi? No, allora dichiarazione di voto. Consigliere Toro. Ecco, l'ho già detto che dichiaro il mio voto di astensione, soltanto ecco per chiarezza, la gestione delle aree sotto i 20.000 abitanti deve appartenere al municipio. Di questo io ho visto non ne tenete assolutamente conto, fate finta di nulla, il presidente della commissione urbanistica ci ha detto che questo qui praticamente non interessa perché non ha riportato assolutamente le parole che io ho detto. Poi io voglio ribadire che all'articolo 10 alberature, adozione, i danni e infortuni subiti e responsabilità civile verso terzi, e sia per infortuni, non sono a carico dei cittadini operanti. Se il Presidente della Commissione dei Servizi Sociali legge l'articolo 10, vedrà titolo 3, coinvolgimento del cittadino, vedrà che i danni e infortuni sono a carico degli operatori del verde cittadini. Poi l'articolo 11, ho detto, è un po' generico, è chiaro che c'è un'indicazione rispetto alle assicurazioni, ho visto benissimo, è generico. Comunque, ecco, ho detto, il voto è quello di astensione. Altre dichiarazioni? Consigliere Ciano. Grazie, anche io mi astengo proprio per, malgrado tutto il chiarimento, le parole del Presidente della Commissione Lavori Pubblici sulle idee che viaggiano, penso che le idee restano, gli uomini passano ma le idee restano, ma quelle buone naturalmente, se le idee sono già sbagliate dall'inizio c'è poco da fare e quindi naturalmente mi astengo, che è un voto sempre di pazienza, nel senso che sappiamo i numeri e constatiamo i numeri di questa maggioranza, per cui io mi astengo rispetto a tale proposta. Grazie. No? Allora votiamo. Consigliere Giannone? Sì. Allora, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questa delibera che esprime parere favorevole sulla proposta di questo nuovo regolamento, innanzitutto perché è un regolamento che non c'era e se forse oggi ci troviamo in una gestione a dover gestire un patrimonio che è di 40 e più milioni di metri quadrati di verde urbano senza un regolamento, se ci troviamo in una situazione di ingestibilità forse è perché è mancato un regolamento. E a che serve il regolamento? Ed ecco perché il voto favorevole. Il regolamento serve per regolamentare, sembra un eufemismo, ma significa che detta delle regole di massima generali su come devono essere piantumate, gestite, mantenute, no? Manutenute le alberature, il verde, eccetera, per evitare che gli alberi vengano piantati a un metro e mezzo, e parlo di alberi ad alto fusto, a un metro e mezzo dai muri delle abitazioni, no? Che cosa che poi ci costringe a dover andare a potare alberi che entrano dentro le abitazioni dei cittadini. Ecco, un regolamento serve a gestire queste cose, serve a dare dei criteri con cui piantare delle essenze piuttosto delle altre, facendo riferimento a quelle che sono le esigenze di una città, ok? E non lasciare in mano al
al caso, al funzionario di turno che senza un indirizzo, un'indicazione, chiaramente in tutta buona fede sceglie, fa una scelta. E quindi il regolamento serve, e se in altri casi siamo stati tacciati di andare a cambiare i regolamenti perché siamo arrivati noi, diciamo che in questo caso il regolamento non c'era proprio, come anche in altri casi per la verità. Quindi attenzione a parlare male dei regolamenti. I regolamenti devono essere fatti bene ed è nostro dovere anche dare delle indicazioni, così come abbiamo fatto anche per questo regolamento, visto che in commissione abbiamo ascoltato, riportato la presidente e la vicepresidente della commissione hanno riportato quelle che sono state le richieste di alcune associazioni che lavorano insieme all'amministrazione in uno spirito di sussidiarietà per dare una mano, e ci hanno portato delle osservazioni che in parte abbiamo raccolto perché ci sembravano effettivamente di carattere generale. E su altri temi abbiamo rivisto anche alcune, e mi riferisco alle osservazioni riguardo sia al decentramento che all'assicurazione. Abbiamo valutato che comunque in un regolamento non sono temi che tutto sommato entrano in modo specifico, ma hanno a che fare con l'applicazione del regolamento. Ecco, quello che ci leggeva il consigliere principale era proprio questo, cioè dato un regolamento che ti regola, no, che ti dà delle norme su come procedere, poi dopo l'amministrazione decide di, nel caso di adozione, di fare l'assicurazione o meno. Nel nostro caso lo abbiamo fatto, quindi non vedo alcuna difficoltà nel procedere. È un regolamento molto articolato, molto dettagliato, che a noi è sembrato effettivamente coprire tutti gli aspetti, anche quelli legati alla partecipazione, e per questo motivo, come dicevo prima, ribadisco il nostro voto favorevole. Grazie. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Undici favorevoli e cinque astenuti, quindi il parere positivo viene approvato. Ci sono altri punti all'ordine dei lavori di oggi. Il punto successivo è la proposta di deliberazione avente ad oggetto la ratifica della surroga dei componenti del Collegio di Garanzia dei Centri Sociali Anziani del Municipio Settimo. Sì, consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Questa proposta ha ottenuto il parere positivo del direttore dell'area socioeducativa, dottoressa Graziani, in data 5 febbraio 2019, e lo stesso parere positivo dal direttore del municipio, dottor Menichini, nella stessa data. Da procedura è prevista l'espressione di un parere anche da parte della commissione che presiedo, politiche sociali, e in realtà noi ci siamo espressi il 15 febbraio 2019 in maniera favorevole all'unanimità dei presenti. È una proposta di delibera che ha origine da parte degli uffici per eseguire una procedura che è prevista da regolamento. In questo caso ci sono state alcune dimissioni dei componenti del Collegio di Garanzia Municipale, che si occupa di gestire principalmente le sanzioni che vengono comminate all'interno dei centri anziani, quindi fare delle valutazioni per poi rappresentare gli esiti a quella che è la direzione socio-educativa. In questo caso mi preme ringraziare particolarmente l'ufficio promozione di terza età dell'area socio-educativa, perché considerate le diverse dimissioni che ci sono state all'interno del Collegio di Garanzia, in tempi ragionevolmente congrui è riuscito ad individuare, a supportare
il proseguo della procedura attraverso l'individuazione di figure disponibili a ricoprire gli incarichi che erano venuti meno. Andrei direttamente al dispositivo dell'atto. Quindi il Consiglio del Municipio Roma 7 oggi è chiamato a deliberare di approvare le surroghe della signora Moretti Maria Teresa e del signor Fiorino Aurelio nel Collegio di Garanzia del Municipio 7, che risulta pertanto così costituito. Signor Saulini Antonio Leopoldo, del Centro Sociale Anziani La Romanina, signor Luciano Mario, del Centro Sociale Anziani Villa Lazzaroni, signor Caruso Alfredo, del Centro Sociale Anziani Spartaco, signora Moretti Maria Teresa, del Centro Sociale Anziani Villa Lais e signor Fiorino Aurelio, del Centro Sociale Anziani San Giovanni. Da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle i nostri migliori auguri di buon lavoro e un grazie a questi signori che hanno deciso di prendersi un impegno senza alcun riconoscimento economico, a titolo completamente gratuito, ma che rientra all'interno dei servizi sociali di questo municipio. Quindi rinnovo i miei ringraziamenti a chi si è offerto disponibile. Grazie Presidente. Sì, dopo gli auguri del Presidente della Commissione Servizi Sociali, senz'altro l'augurio che porto io come Forza Italia agli amici che praticamente qui vedo presenti tutti i centri, Romanina, Villa Lazzaroni, Spartaco, Villa Lais, San Giovanni, che si apprestano a svolgere un lavoro importante nel Collegio di Garanzia, che è un momento essenziale questo proprio per dare serenità ai centri sociali anziani, perciò ecco un augurio carissimo agli eletti. Astenuti. Unanimità, 15 voti favorevoli. Passiamo al successivo. Avete ragione, immediata eseguibilità. Grazie. Favorevoli. Contrari. Astenuti. Concessa. Il successivo è sempre una proposta di deliberazione avente ad oggetto autorizzazione e iscrizione dei centri sociali anziani del municipio Roma 7 di anziani residenti nei municipi limitrofi. Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri. Anche quest'atto è di iniziativa degli uffici, è una procedura amministrativa che prevede un parere da parte del direttore dell'area socioeducativa, del direttore del nostro municipio, entrambi favorevoli espressi in data 5 febbraio, e un parere della Commissione Politiche Sociali che anche in questo caso si è espressa in maniera positiva in data 15 febbraio. Questo atto da regolamento prevede è inquadrato all'interno di un articolo specifico del regolamento, all'interno del titolo secondo, dal titolo iscrizione al centro anziani. Si tratta dell'articolo 8 iscrizione. Ci tengo a leggerlo perché è importante. Coloro che in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione hanno la residenza nei pressi del confine tra due municipi possono alternativamente richiedere l'iscrizione ad un centro anziani del municipio di appartenenza o a un centro anziani del municipio limitrofo a cui non appartengono. In tal caso il consiglio di quest'ultimo municipio, sentito il comitato di gestione del centro anziani interessato, può autorizzare l'iscrizione nel proprio territorio dell'anziano non residente. L'iscrizione potrà avvenire soltanto dopo che il servizio sociale del municipio di residenza ha comunicato che l'anziano non è iscritto ad alcun centro del proprio municipio. Allora, come commissione noi come consueto abbiamo invitato
tutti i comitati di gestione previsti, diciamo, all'interno della delibera e gli uffici della promozione terza età che si occupa, diciamo, di questi argomenti, ha, diciamo, la competenza diretta. E poi abbiamo richiesto alla Presidenza del Consiglio di comunicare, così come previsto da questo articolo appena letto, agli iscritti, diciamo, proprio al comitato di gestione dei centri anziani interessati, di partecipare eventualmente al consiglio ed esprimere eventuali dichiarazioni. Quindi a questo punto le chiederei, Presidente, di verificare se all'interno dell'aula è presente uno o più comitati di gestione e abbiano necessità di intervenire così come previsto dall'articolo. Non ci sono presenti, rileviamo che non ci sono presenze del comitato di gestione, quindi andrei direttamente al dispositivo. In questo caso leggermente un po' più lungo: il Consiglio del Municipio delibera di procedere all'iscrizione ai centri sociali anziani del Municipio 7 dei seguenti anziani residenti nei municipi limitrofi: Centro Sociale Anziani Cinecittà Est, i signori Bascarini, Cercello, Cossu, Fares, Meconizzi, Meddi, Piscitelli, Rossi, Rulli, Ventriglia; Centro Anziani Spartaco, la signora Cirodano, Leonora; Centro Sociale Anziani Romanina, i signori Aquilini, Carboni, Cicconi, Crocesi, Del Sotti, Lisanti, Leotta, Monni, Morena, Renzi; Centro Sociale Anziani, sì, Renzi assunta; Centro Sociale Anziani San Giovanni, i signori Buonfiglio e Longhi; Centro Sociale Anziani Villa Lais, i signori Caravello e Tafuri. Ok, quindi a questo punto diciamo, noi diamo il benvenuto a questi nuovi iscritti all'interno del nostro municipio. Grazie. Altri interventi? No? Allora andiamo a dichiarazioni di voto? Nemmeno. E a questo punto allora votiamo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità? Sì, 15 voti favorevoli, immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Concessa. Siamo all'ultimo punto dell'ordine dei lavori di oggi, che è una mozione avente ad oggetto la realizzazione di incontri informativi e formativi per il rafforzamento delle commissioni mensa. Chi vuole illustrare? Ah, la volevi leggere? Abbiamo l'archivio ambulante. Sì, consigliere Giannone. Sì, grazie. Presento questa mozione che è nata su impulso della commissione quinta che presiedo, e sostanzialmente impegniamo la Presidente e l'assessore competente a organizzare degli incontri formativi e informativi riguardo le attività delle commissioni mensa. Le commissioni mensa sono un organo previsto dal capitolato speciale dal palto del contratto di refezione scolastica ed è formato dai genitori che sono autorizzati a controllare diciamo, lo svolgimento e, diciamo, alcuni parametri dell'attuazione dell'appalto di ristorazione presso le mense scolastiche del Comune di Roma. Siccome facendo delle audizioni delle commissioni sul tema ci siamo resi conto che questo organismo è un po' sottoutilizzato, abbiamo voluto in qualche modo coinvolgere gli uffici municipali, che ringrazio per la loro disponibilità, in particolare l'ufficio programmazione alimentare, quindi anche le dietiste che ne fanno parte. Abbiamo voluto coinvolgere gli uffici per
organizzare un incontro che volesse essere in qualche modo un momento di incontro per le commissioni mensa, per i genitori, per informare sul corretto funzionamento di questo organismo e sul informare loro quindi non solo sulle procedure ma anche sull'intero appalto, cosa prevede, cosa è possibile fare e in qualche modo dare un impulso alle commissioni stesse. Quindi in sostanza in cosa consisterà? Prossimamente saranno organizzati due incontri, uno informativo e l'altro formativo sull'appalto, quindi su quelle che sono le prerogative delle commissioni mense, il loro ruolo, cosa possono controllare, in che modo il controllo può avvenire, come inviare le famose checklist agli uffici e poi un ulteriore incontro di formazione, quindi relativo alla composizione dei cibi, all'equilibrio che è previsto all'interno di ogni singolo pasto, le quantità eccetera. Questo anche per rispondere, per poter dare l'opportunità ai genitori di avere un momento di confronto con le dietiste che potranno quindi anche rispondere alle domande più che solitamente insomma i genitori si pongono. E questo in un'ottica di scambio reciproco, quindi dietiste che informano i genitori, ma anche un momento di incontro per i genitori affinché possano portare al tavolo quindi i quesiti più ricorrenti e per poi poter informare la comunità genitoriale sulla conduzione della refezione. Questo in un'ottica di maggior contatto tra le istituzioni e i cittadini. Abbiamo anche previsto la possibilità di poter avere all'interno di questi due incontri un momento di restituzione ai genitori che si impegnano, perché far parte di una commissione mensa è impegnativo, un momento di restituzione quindi di quello che è il loro lavoro attraverso la presentazione di report di sintesi naturalmente sull'attività delle commissioni mensa stesse. E sono contento che questa mozione porti la firma trasversale dei gruppi consigliari, in particolare del gruppo di Fratelli d'Italia, oltre al Movimento 5 Stelle, del gruppo di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, che ringrazio per il loro contributo e per la loro sensibilità verso il problema. E quindi io mi auguro che insomma poi da questa esperienza si possa trarre anche delle conclusioni che possano migliorare l'intero servizio, diciamo l'erogazione del servizio di refezione sia municipale ma che poi si possa estendere eventualmente anche al resto del comune. Grazie. Altri interventi? Consigliere Toti? Sì, io l'ho assolutamente condivisa. Questa mozione appunto c'è la mia firma, voglio dire che è fondamentale il discorso dell'alimentazione per la nostra qualità della vita da grandi e poi soprattutto per l'alimentazione dei nostri ragazzi, perciò un controllo rispetto al servizio mensa all'interno delle nostre scuole perché funzioni bene e dia appunto risposte serie ai nostri ragazzi, è quello pure di fare incontri informativi, come dice la mozione, e perché appunto questi genitori che parteciperanno poi alle commissioni mensa possono applicare correttamente il contratto ed essere, come ho detto, vigili rispetto a questo servizio. Perciò ecco, diciamo, c'è una condivisione piena e abbiamo per questo insieme con gli amici di Fratelli d'Italia condiviso questa mozione. Altri interventi?
Consigliere Ciancio. Sì, grazie. Iniziativa sempre lodevole quando si tratta del cibo dei nostri piccoli utenti. Commissione mensa, per garantire la qualità del servizio di refezione vengono effettuati controlli sistematici da parte del nostro municipio, dalla ASR, dal servizio SIAN e dal Dipartimento. Sarà possibile anche per i genitori verificare personalmente la qualità del servizio di refezione scolastica grazie all'istituzione di una commissione mensa che è importante, esisteva, formata da genitori nominati dal consiglio d'istituto della scuola di appartenenza. Sarà cura del dirigente, ma lo sapevamo, l'abbiamo visto in commissione, inviare all'ufficio del municipio, all'ufficio delle dietologhe, i nominativi dei genitori, e ne ho conosciuti tanti, e abbiamo fatto tanti accessi fin dal 2008 su questo settore. Ho informato la commissione che una commissione europea si è recata nell'ex nono municipio per valutare, guardare come si riusciva a produrre una refezione così di alto profilo negli anni che vanno dal 2008 al 2013, di cui io mi sono occupato qualche tempo. Quindi c'è stata una commissione addirittura che è arrivata da Bruxelles a valutare questo aspetto. Però non dobbiamo mettere la testa sotto la sabbia rispetto a questo problema. 14 dicembre, le mense scolastiche in AS ne chiudono 7 per scarsa igiene. In un istituto scolastico della capitale, costituito da 3 distinti plessi, e ne vorremmo sapere il nome, 2 materne e una media, sono state chiuse le attività didattiche per la presenza diffusa di animali infestanti e escrementi di roditore, anche in area dedicata alla somministrazione dei pasti per i nostri piccoli utenti. Allora, io penso che non basta aver fatto la commissione mensa quando poi i NAS trovano a Roma in una mensa nella deratte, cioè nel magazzino dove vengono tenuti gli alimenti per i nostri bambini. E qualcosa dobbiamo pensare prima a questo. Non sto dicendo cose, sono cose documentate, che conoscete bene e ne avete preso atto, solo che vorrei sapere quali sono queste scuola media e questa scuola materna. Certo, forse non è del nostro municipio, ma una situazione di estremo disagio la devo considerare, perché la dobbiamo considerare, perché noi tutti in qualità di consigliere abbiamo il dovere di guardare e portare dette problematiche poi per risolverle. Come al solito, io non voglio delegare esclusivamente alla protesta, ma voglio delegare a chi ragiona su alcuni aspetti così importanti. Su questo mi trovate una porta aperta e sicuramente troveremo il modo per valorizzare l'impegno intanto delle dietologhe dietiste che abbiamo e sono addette al controllo di quello che sono le nostre mense. Però io inviterei comunque, anche se le difficoltà a volte delle commissioni sono quelle di poter fare delle visite esterne, su questo argomento di poter visionare alla Carducci, dove si preparano i pasti, di visionare la cucina di via Mondovì, di come gli alimenti entrano ed escono sul retro della cucina, quali disagi hanno per salire e scendere, quali problematiche ha il trasporto delle materie prime. Tutto
tutto questo i genitori non lo potranno vedere e nessuna commissione mensa potrà mai vedere realmente tutto quello, il lavoro che viene fatto per avere i prodotti di qualità e freschezza nelle nostre deratte dei nostri plessi scolastici. Io invito il Presidente quindi a fare delle, se possibile, in alcune situazioni, e a accertarsi quali siano le scuole che hanno i maggiori disagi. Quindi accertarsi in primis se il 14 di dicembre del 2018, quando si sono accorto che su 224 strutture il NAS ne chiudono il 33%. Allora poniamoci un problema e vediamo di dare qualche risposta operativa e vera, più incisiva di quella che è un trasferimento di notizie da parte di una commissione mensa che sempre c'è stata, sempre è stata molto vigile e attenta, però i problemi poi si risolvono con un impegno forte dell'assessore, del dipartimento e di noi che siamo in prossimità, cioè siamo front office rispetto all'utenza. Io non so se il Presidente ha già pensato a qualche controllo specifico in alcuna scuola dei campioni, però secondo me sarebbe cosa buona e giusta a prescindere dalla commissione e dall'atto che stiamo votando oggi. Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Principato. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, per riportare un po' tutto ai numeri, le 224 scuole sono a livello nazionale, quindi da quel che mi risulta su Roma ci sono 7 casi totali, che non tutti relativi a quello che illustrava il consigliere che mi ha preceduto, però siamo assolutamente anche noi sensibili a questo tipo di problematiche e la stessa ministra Grillo è intervenuta attraverso dei controlli a tappeto su tutta Italia, proprio che hanno portato, diciamo, proprio questo tipo di risultati, quindi sicuramente sposo l'intervento per quello che riguarda l'assoluta necessità di intervenire il più possibile nei controlli. Diciamo che come municipio noi abbiamo fatto una cosa un pochino, passatemi il termine, rivoluzionaria, nel senso che mettendoci nei panni dei cittadini ma anche in quelli degli uffici abbiamo cercato di creare un collegamento diretto tra le due parti. Ecco perché io ringrazio il Presidente della Commissione ma anche i commissari della Commissione Scuola che hanno sottoscritto questo atto, perché da parte degli uffici, delle dietiste in particolare, c'è già un lavoro certosino e un lavoro anche complesso considerato i numeri del personale a disposizione. Le stesse persone che si occupano amministrativamente delle scuole poi sono quelle che si recano in sopralluogo e quindi, diciamo, ribadisco la necessità di ringraziare queste persone ma anche i genitori che si offrono gratuitamente di effettuare dei controlli, magari prendendo anche una giornata di permesso al lavoro, per controllare che la scuola dove i nostri figli, io ne ho due, trascorrono il 30% della loro giornata almeno, no? Quindi circa 8 ore al giorno a scuola, diciamo, siano i più sicuri possibili. E, dicevo, una rivoluzione perché metteremo seduti insieme gli utenti, i genitori degli utenti, i membri della commissione mensa e anche le dietiste, affinché i genitori abbiano tutti gli strumenti necessari per eseguire in maniera corretta i controlli che spettano a loro in qualità di commissari della commissione mensa e l'ufficio delle dietiste
dia proprio la possibilità di spiegare con la massima chiarezza come eseguire le procedure in maniera corretta. Quindi ribadisco il mio ringraziamento al Presidente e ai commissari della Commissione per questo tipo di atto che mi sembra molto importante e una spinta a livello locale che magari potrebbe essere adottata anche a livello intermunicipale e comunale. Grazie Presidente. Altri interventi? No, allora dichiarazioni di voto? Nemmeno a questo. Consigliere Giannone. Sì, volevo solo chiaramente dichiarare il voto favorevole del gruppo 5 Stelle e chiaramente augurarmi che queste casistiche, che sono chiaramente questi casi di malfunzionamento, si riducano sempre di più, questo atto ovviamente non è quello che va in questo senso, è un'altra cosa. Questo è solamente un atto che vuole rafforzare l'utilizzo di questo strumento di controllo, che sarà presente anche nel nuovo bando, e che quindi con questo atto noi vogliamo semplicemente promuovere all'interno delle comunità dei genitori, affinché possano essere essi stessi protagonisti anche di un momento di controllo e possano trovarsi nella condizione di essere rassicurati quando mandano i propri figli a scuola, lì dove è previsto appunto il momento del pasto. Quindi è un atto secondo noi importante, che lega ancora di più e coinvolge ancora di più i genitori, in un senso anche di tranquillità, dando loro anche un senso di maggiore tranquillità. E questo è quanto, grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Consigliere Ciancio. Ringrazio la sensibilità del Presidente, auspicandosi la diminuzione di questi casi a prescindere, però ne dobbiamo prendere atto che esistono, su Roma anche. Ha puntualizzato che detto atto non è volto a questo controllo e mi dispiace, perché non posso pensare che una commissione mensa, se vede una situazione igienica nel massimo degrado, non possa denunciarla, anzi lo deve fare. Questo atto è rivolto anche a quei controlli che abbiamo citato, si stanno verificando in Italia, un po' dappertutto, 227, ma 7 si sono verificati nelle nostre scuole. Quindi ripeto, mi piacerebbe conoscere i nomi, perché o mi sono distratto o in commissione non sono stati raccontati in quali plessi scolastici sono stati trovati gli escrementi dei topi. Quindi io, per carità, rispetto al controllo, a istituire il controllo da parte dei cittadini, mi trovo d'accordo, quindi voterò positivamente, dando un credito ai cittadini, ma in primis a chi è delegato al controllo, quindi gli organismi delegati al controllo. Grazie. Visto che c'è anche la firma del consigliere Giuliano, quindi mi corre l'obbligo di fare anche a me la dichiarazione di voto. Naturalmente la dichiarazione di voto è favorevole, naturalmente raccomandando, visto che già è stato fatto, poi mi tolgono le parole e io quasi mi arrabbio su queste cose, perché si pecca sempre di catastrofismo, è cosa che sinceramente sì, sono avvenuti degli episodi nelle mense scolastiche, si sono verificati in tempi già passati altri casi di malfunzionamento delle mense. Va bene, si istituisce la commissione proprio per un controllo, per far sì che queste cose vengano un po'
più messe sotto attenzione di coloro i quali poi vanno a verificare il prodotto che si dà ai bambini. Quindi questa è la mia raccomandazione. Siamo favorevoli, però è normale che se c'è un maggior controllo, ben venga. Grazie. Contrari? Astenuti? All'unanimità, 14 voti favorevoli. Dieci e cinquanta.